Gaetano Gazzoli, tipicità con il 46esimo Gran Premio Capodarco, 16 agosto, per quanto riguarda la classica delle classiche per Under 23, oggi davvero tanta gente in questo giorno di inaugurazione. Sì, dai, è una bellissima vetrina, questa non si può mancare. Il Gran Premio Capodarco, comunità di Capodarco, è una manifestazione grossissima, il comune di Fermo mi dà un po' il posto per poter valorizzare il Gran Premio di Capodarco, ormai è una corsa conosciuta in tutte le Marche, noi si può dire che valorizziamo il territorio e eccoci qui. Intanto domenica prossima a Capodarco, Gran Premio della Montagna, al passaggio per quanto riguarda la terz'ultima tappa della Tirreno Adriatico, un bel riconoscimento. Ma dai, la Gazzetta dello Sport e il Comune di Fermo sono venuti, hanno voluto portare il vero ciclismo sulla sedia di Capodarco, sul muro di Capodarco, a 30 km d'arrivo col Gran Premio, l'ultimo Gran Premio della Montagna con i secondi d'abbono, sarà una sfida veramente grande sul muro, ricordiamo, in quel muro dove ha lanciato tanti campioni nel nostro Gran Premio. Io la domenica 12 marzo alle ore 14 e qualche minuto passerà il Tirreno Adriatico a Capodarco, manca 30 km all'arrivo, invito tutti a venire a Capodarco, poi se volete andare Fermo, però venite sul muro di Capodarco, vedrete che il vincitore di Fermo partirà sullo strappo di Capodarco. Io penso che sarà un uomo solo al comando, quel momento lì sarà Scarponi. Assese Lanciotti, sempre vicino al Gran Premio Capodarco, Gaetano Gazzoli. La febbre sta per svanire, la Tirreno Adriatico sta per arrivare. Vi aspettiamo tutti quanti con molto furore al passaggio a Capodarco e all'arrivo al Duomo di Fermo.